Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa il reflusso biliare duodenogastrico. Il reflusso biliare duodenogastrico è una condizione in cui il contenuto del duodeno, la parte superiore dell'intestino tenue, risale all'indietro nello stomaco, portando alla presenza di bile nello stomaco. Questo può verificarsi quando il normale flusso della bile è disturbato o quando il muscolo chiamato sfintere pilorico, che separa lo stomaco dal duodeno, non funziona correttamente. Le cause del reflusso biliare duodenogastrico possono includere disturbi dello sfintere pilorico. Il muscolo sfintere pilorico regola il flusso di materiale dallo stomaco al duodeno. Se questo muscolo si indebolisce o non funziona correttamente, la bile e altri contenuti del duodeno possono risalire nello stomaco. Questo può essere dovuto a una varietà di condizioni, tra cui l'ulcera peptica, la gastrite o i disturbi neurologici che colpiscono il controllo dello sfintere pilorico. Chirurgia dello stomaco o del duodeno. Alcune procedure chirurgiche dello stomaco o del duodeno, come la gastrectomia parziale o la resezione duodenale, possono alterare il flusso della bile e favorire il reflusso biliare. Diverticoli duodenali. I diverticoli sono piccole sacche che possono svilupparsi nella parete del duodeno. Questi possono trattenere la bile e contribuire al reflusso. Malattie del duodeno. Alcune malattie del duodeno, come il morbo di Crohn, possono causare infiammazione o alterare il normale flusso della bile. Iatrogenesi. Alcuni farmaci o procedure mediche possono influenzare il flusso della bile e contribuire al reflusso. Ad esempio, l'uso di farmaci che rilassano lo sfintere pilorico può favorire il reflusso. Malattie biliari. Malattie della cistifellea o dei doti biliari possono influenzare la quantità e la composizione della bile, che può poi refluirsi nello stomaco. Il reflusso biliare duodenogastrico può causare sintomi come bruciore di stomaco, indigestione, rigurgito di bile, nausea e vomito. Il trattamento dipenderà dalla causa sottostante e può includere modifiche nella dieta, farmaci per ridurre l'acidità dello stomaco o la chirurgia, a seconda della gravità e della causa del problema. È importante consultare un medico se si sospetta di avere il reflusso biliare duodenogastrico, in modo da poter valutare la causa e sviluppare un piano di trattamento appropriato. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.